Questa riforma del terzo settore. In teoria una riforma del terzo settore si sarebbe aspettato di andare a schiarire quell'ambito grigio tra profit e no profit, tra Stato, tra pubblico, privato e no profit. In realtà con questo emendamento, con questo articolo, anzi andando ad ampliare la platea di attività che può fare un'impresa sociale in maniera anche senza neanche definire i criteri, perché lasciamo tutto in delega al governo. Aumentando i soggetti che possono essere considerati soggetti da aiutare e andando a togliere, a permettere all'impresa sociale di dividere gli utili, si va completamente a snaturare il ruolo sociale dell'impresa. Di fatto, quella che doveva essere un ente no profit, a tutti gli effetti sta diventando un ente profit. Concluda. Come ci dice anche l'antitrust, stiamo andando a creare una concorrenza sleale sulla piccola e media Grazie. impresa che non può avere le agevolazioni fiscali che invece ha Grazie, l'impresa onorevole sociale. Montelli. Grazie. Onorevole Lorefice, a titolo personale. Presidente, allora, come hanno già ribadito i colleghi, questo articolo è sicuramente uno dei più critici della delega al terzo settore. Ora, questo provvedimento non fa altro che trasformare l'impresa sociale in una impresa a tutti gli effetti, quindi un'impresa che produce utili, però allo stesso tempo cosa succede? Che produce utili ma beneficia di quei trattamenti agevolati sul piano normativo che sono propri del terzo settore. Ora, noi di sociale, naturalmente abbiamo un'idea che è completamente diversa. L'impresa sociale non deve destinare solo prioritariamente, ma prevalentemente gli utili agli scopi socialmente utili. Quello che si sta facendo in questo modo è quello di fare una cattiva concorrenza alle imprese commerciali a tutti gli effetti e naturalmente dobbiamo ricordare che le piccole e medie imprese sono il cuore economico del nostro Paese. Grazie, Grazie. onorevole Palmieri. Grazie Presidente, tramite lei ringrazio davvero la collega Di Vita per l'attenzione che ha avuto nei miei confronti. Volevo tranquillizzarla che mi è chiara che cos'era Benefit Corporation. Volevo però approfittare dell'occasione per rinnovare il consiglio di lettura che ho dato in quella sede, in modo particolare ai colleghi del Partito Democratico, di Sinistra Italiana, del Movimento 5 Stelle, cioè di leggere il libro di Zandonai che è appena uscito, che si chiama L'impresa ibrida. Il punto di fondo è proprio questo, cioè che stiamo vivendo un'epoca nella quale i vecchi steccati pubblico, privato, statale, privato, profitto, il concetto stesso di profitto.